Ma questo forte piano è completamente scordato. Ma che succede? Dove siamo? Benvenuto a Palazzo Colocci. Ti devo lasciare, scusami. Professore, che succede? Tutto bene? Ha una faccia. Signorina, dov'è? Dove siamo? Professore, lei scherza sempre, però. Che ci faccio qui? Credo di aver perso la memoria. Forse sono caduto da una scala. Che anno è? Ma quale scala? Ma professore, ma come che anno è? Annus Domini 2021. Siamo a Iesi, nella Marca Anconitana, e lei è il professore Mauro Casciari. Io sono Erika, la sua assistente. È qui per una ricerca, per la conferenza di domani. Ricorda? Conferenza? Che conferenza? La conferenza, professore. Facciamo una cosa. Ora lei si siede, io le porto dell'acqua, qualcosa da mangiare. Io arrivo subito. Va bene? Poi andrà meglio. Arrivo subito. Chi sei? Angelo Colocci, in persona. Segretario di Nostra Santità Papa Leone X, tesoriere generale della Camera Apostolica, presidente dell'Accademia Romana. Ma soprattutto linguista, collezionista d'antichità, studioso di cosmologia. Ad ogni modo, se non sono scortese, sarei lieto di sapere di voi, visto che siamo a casa mia. Non è possibile. Un sorso di decotto d'ortica? Non ci posso credere, è solo un'allucinazione, oppure sono morto. Prima, cadendo, sono morto. Ma quale fallace pensiero affanna il vostro cor, illustrissimo? Allora, immagino di aver battuto la testa e ho perso la memoria. Ma almeno un nome o un'arte ce l'avrete? Allora, io dovrei essere Mauro Casciari, professore universitario, e invece io con chi ho il piacere di parlare. Su via, non ci posso credere che voi ignoriate chi è costui. Io veramente ignoro pure me stesso. Vi darò degli indizi. Il divin fanciullo, il perfetto cortegiano, il più grande pittore di tutti i tempi. Ma lo volete capire o no che ho perso la memoria? Raffaello Sanzio, per servirvi. Non mi serve niente, è stato un piacere avervi conosciuto. Il Rinascimento è finito da un pezzo, l'Italia decisamente non è più al centro del mondo e io credo di essere impazzito. Questo me lo ricordo, sono depresso ed ho un cane che si chiama Cobain, come Kurt Cobain, che lei non può conoscere, è nato nel 1967 e suonava la chitarra elettrica. Ma lui è embriaco. L'armonia del microcosmo è legata a quella del macrocosmo. Il corpo, il pensiero, le stelle, la musica, ogni cosa rispetta le stesse leggi. Spetta a noi il compito di trovare queste corrispondenze. E tutti parlano del mio talento, e ha ragione, ma io non avrei mai raggiunto la perfezione se non grazie al qui presente Angelo Colocci, amico illustrissimo e profondo conoscitore del nesso oscuro fra le cose del mondo. Basta!
scusate, ma quando è troppo, è troppo. Ciao belli. La grazia. Per raggiungere il piacere estetico bisogna cogliere la struttura numerologica del mondo. Anche le forme di questa ammirabile fanciulla rispondono a proporzioni universali. E per raggiungere la verosimiglianza in pintura? Sì, l'utilizzo sapiente del chiaroscuro per dare l'illusione della tridimensionalità. Non è sufficiente, bisogna immergersi nel piacere carnale. Eh no, affezionato Raffaello. Sapete bene quanto vi sono costati i vostri eccessi amorosi. Ciao. Mauro. Salve, lei chi è? Sono Carlo. Carlo? Il direttore. Shh, ci sentono. Mauro, ti senti bene? Sì, cioè no, ti prego, aiutami a capire perché sono a Iesi. Ma per incontrare me, Angelo Colocci, uno dei suoi figli più illustri. Io ancora voi vi prego, lasciatemi in pace. Ti prego, dimmi perché sono qui. È una conferenza, domani in Pinacoteca, che inaugurerà la mostra che stiamo allestendo a Iesi sul ruolo imprescindibile di Colocci nella Roma di Giulio II e Leone X. Colocci, che dovrei dire su Colocci io? Che è lui il personaggio principale dietro il progetto iconografico per la stanza della segnatura di Raffaello a Roma e non Tommaso Inghirami, come tutti sostengono. Chi? Fedra, lo Strabico, ma quando mai? Non ha detto Strabico, non ha detto Fedra, ha detto Tommaso... Inghirami, detto Fedra. Mauro, secondo me hai bisogno di riposare. Guarda, domani dovrai avere una massima lucidità e ti stanno tutti col fiato sul collo. A me? E perché? Ma mi prendi per stupido. Guarda che l'ho letta, la tua intervista che hai rilasciato l'altro ieri. È davvero fuori luogo. Cioè, che avrei detto? Avranno travisato? Hai affermato, con una certa arroganza, di avere prove incontestabili che l'uomo ritratto col globo stellato in mano nella scuola di Atene sia... Sia? Colocci, no? Certo che sono io, Certo che è lui. Io spero davvero che tu abbia delle prove incontestabili. Certo, certo, l'uomo col globo stellato in mano è Angelo Colocci. Tu che ne sai? Ma come che ne so, l'ho dipinta io la scuola d'Atene. Ah, già, è vero. Mauro, te lo dico da amico, secondo me hai bisogno di un dottore. È lui che ha bisogno di un assistente allo stile. Guarda come è vestito male con questa cravatta, le scarpe così. Diglielo. E comunque tranquillo perché domani starò meglio. Ciao. Adesso basta però, avete scelto la persona sbagliata. Io non credo nell'aldilà o cose simili. Niente, fantasmi, anime, spiriti o quello che siete. Perciò, basta scherzetti, è stato bello conoscervi. Addio. Professore? Professor Casciari? Prof? Non ci posso credere. Il professore ha davvero trovato... la prova definitiva e decisiva della partecipazione di Colocci al progetto della scuola di Atene. Non ci posso credere. Ah, Helen, eccoti. Sì. Allora, qui proietteremo le opere di Raffaello, dando il giusto risalto al capolavoro di Lorenzo Lotto, ispirato proprio alla deposizione del grande Urbinate. È un'ottima idea, direttore. E qua?
Per la conferenza di domani comunica che il professor Casciari non garantisce la sua presenza. Cosa? Che è successo? Sì, scrivi che ha avuto un piccolo incidente, è influenzato. Non lo so, inventati qualcosa! Se lo dice lei. Giotto. Così va bene? Così, fermo immobile, così. Ah, dicevamo? Ah, Roma doveva diventare la nuova Gerusalemme, la nuova Atene, e la potenza evocativa dell'immagine era al centro di questo progetto di rinascita. Guardate un po' più alla vostra sinistra, un po' più su, un po' meno... Fermo così. Vorrebbe che tutti i giardini fossero come il suo a Roma, perfetti. Vanitoso. Calcolando la misura. Bisogna che tutto sia in equilibrio, una proporzione, no? Angelo Colocci è stato una delle menti più illuminate di questo progetto di rinascita. Con là, piano. No, non così. Perfetto. Finito. Ecco qua. Oh! Che meraviglia! Ma grazie, ma è per me? Certo! Beh, sarebbero... Due quadri? No, sarebbero... 20? 200? Sì, sono i geni. Vabbè, portafogli prego, posso? Prego. Ce l'ho. 1, 2, 3, che... Grazie. È un periodo di crisi anche per noi geni, eh? Sì. Arrivederci. No, bello, che i greci e i romani ci hanno tramandato. Punto per me. No, così non vale, che è troppo alta. E quando ritorniamo a Roma, lo dico subito a Bramante che fate questi tiri. Bramante, ma se non gioca a palla da 10 anni. Non gioca a palla, no. Allora lo dico al Papa. Oh, allora lo dico al Papa. Ecco. Adesso ricordo. Professore, l'ho cercata dappertutto, ma che è successo? Dovevo capire... Ma come si sente? Mi ha fatta preoccupare. Molto bene. Domani renderemo il giusto omaggio allo jesino Angelo Colocci. Non vedo l'ora. Ma questo? Ah, questo. Wow, il suo ritratto. Sembra un vero Raffaello. Non è che sembra, è un vero Raffaello. Comunque, Erika, c'è ancora molto da scoprire sul grandioso binomio Raffaello-Colocci. Adesso però andiamo a mangiare qualcosa perché ho visto un ristorantino proprio qui dietro l'angolo. Andiamo.
Turn the sky.